Si è svolto il 22 maggio presso la sede provinciale del CNA di Torino la presentazione del progetto Up to Green, percorso di formazione e qualificazione professionale rivolto alle imprese che operano nel comparto dell'edilizia sul tema della costruzione sostenibile. Davanti ad oltre 150 imprese del mondo delle costruzioni associate al sistema CNA Costruzioni Piemonte, il direttivo dell'associazione, guidato da Giovanni Brancatisano, ha illustrato insieme al segretario del chapter Piemonte GBC Italia, Massimiliano Fadin, le finalità e i passi di questo importante progetto formativo, nato dalla collaborazione delle due importanti associazioni CNA e GBC Italia. Gli obiettivi formativi consisteranno nella divulgazione presso le imprese aderenti della cultura e della pratica della sostenibilità energetico-ambientale alla scala edilizia ed urbana, attraverso la conoscenza e l'adozione di nuovi strumenti per il progetto, la costruzione e la gestione efficiente dei manufatti edilizi. Si favorisce così l'incremento del know-how tecnico-culturale, con positive ricadute sull'incremento del livello di competitività sul mercato delle imprese. Abbiamo pensato di mappare le 3.500 aziende del settore delle costruzioni della provincia di Torino e, facendo una fotografia attraverso un questionario, identificare qual era lo stato dell'arte, dell'utilizzo, diciamo, della sostenibilità nelle varie filiere. Una volta fatto questo tipo di fotografia, avvieremo un programma di formazione delle imprese per far sì che il grado di conoscenza e di utilizzo del protocollo LEED possa avvenire per gradi a seconda appunto della conoscenza dello stato di partenza della sostenibilità. Nella prima fase c'è una sorta di mappatura dello stato di fatto delle imprese, quindi attraverso un questionario che abbiamo studiato appositamente cerchiamo di andare a capire qual è l'attuale livello di conoscenza delle imprese nel settore della costruzione sostenibile, capire come sono strutturate internamente, se hanno uno studio professionale interno, delle competenze specifiche o meno. Quindi la seconda fase di sviluppo del progetto è quello proprio di formazione, che si articolerà in due livelli. Un livello base destinato, diciamo, a tutti, che coinvolgerà i produttori di materiali e componenti per l'edilizia, e un livello avanzato in cui si andranno ad integrare più i temi della sostenibilità, della certificazione attraverso i protocolli LEED e GBC. L'obiettivo finale di questo progetto è quello di andare a creare poi un elenco di imprese qualificate sul tema della costruzione sostenibile, per creare anche evidenza sul mercato delle imprese che intraprendono questi tipi di percorsi e quindi hanno un maggior livello di competitività rispetto alle altre. Dopo due livelli di percorso formativo verranno raggiunti due risultati: la definizione di un elenco di imprese qualificate che ottengono da terza parte la validazione di quanto acquisito e la partecipazione ad un cantiere pilota che consiste nella realizzazione di un primo edificio fabbricato per il quale si coinvolgono nel processo di costruzione parte dei soggetti qualificati e si introducono gli standard tecnici, prestazionali e qualitativi definiti nei percorsi formativi.